bagno, abbiamo pettinato tutto il nostro cocker, adesso andiamo a rifinire e fare il taglio. Allora, riprendiamo la nostra tosatrice con la 6, quindi abbiamo passato una 9,5, adesso ripasseremo tutta una 6 mm su tutto il corpo. Ok, cominciamo dall'osso dell'occipite, adesso è proprio una rifinitura, quindi in realtà andiamo lenti e cerchiamo di pulire il più possibile tutti i tagli. Allora, ho optato per una 6 mm se vogliamo fare un taglio che renda similare tipo stripping, ok? Potete usare una 5 mm anche, oppure c'è chi usa la 7F, la 3 mm se vogliamo fare proprio un taglio molto più comodo, molto più aderente, tipo estivo, insomma, potete adoperare tranquillamente anche la 3. Allora, in questo caso vedete quello che sto facendo, quindi a strati verso la frangia, con questa mano la alzo, piuttosto che entrare con la macchinetta che rischierei di tagliare di netto la frangia, volo sopra la frangia. Non vi preoccupate se rimangono al momento di un filo di gradino, perché dopo con una dentata vi faccio vedere che sfumeremo il tutto. Proseguiamo sempre a strati. E scendiamo nella stessa maniera. Arrivati a questo punto della grassella, vi consiglio, alzatela appena appena come la frangia, girate e la segnate leggermente. Man mano che fate questa linea, se vedete delle imperfezioni o dei difettini, ripassateci e toglieteli subito. Vedete, le curve non sono mai strette, sono sempre molto larghe. Entriamo dentro la nostra coscia, vedete, e sfumiamo già direttamente, togliamoci del lavoro nelle frange se si può. Segniamo bene tutta la coscia. Esattamente come se fosse uno stripping, quindi la linea è quella. Nella parte posteriore, vediamo se. Nella parte posteriore entreremo all'interno, vedete? Poi, come vi ho detto prima, se la signora Maria c'ha bisogno di pulizia, allora puliamo anche la parte interna della frangia, ma in questo caso non ne ha tanta, quindi lasciamo quel pochetto che c'ha. Attacchiamo il garetto, puliamo lo scudo, togliamoci del lavoro anche qui a forbice. Ok, puliamo bene lo scudo. Facciamo sempre, ripassiamo il nostro mozzetto di coda. Ok. Ricontrolliamo un attimo se ci sono qualche ciuffettino, ma direi va bene.
Ok, ah, l'ultima cosa, se volete, prima l'ho passato con una 9,5 l'avambraccio, se volete togliervi ulteriore lavoro con la forbice dentata, potete passare direttamente la stessa lama che ho passato sul corpo, la potete passare anche nell'avambraccio, quindi quando avete marcato la spalla scendete e vi togliete un pochetto di lavoro. Ok, allora arrivate fino al piede, però sul piede cercate di volarci un po' sopra piatto, non mettetevi a fare questo perché sennò togliete troppo pelo, poi ho paura che dopo non riuscite più a fare un piede corretto, ok? Se invece il cliente lo vuole bello pulito, non c'è problema, passate bene. Ok, fatto questo, quindi abbiamo finito con le parti a macchinetta.